Siamo in un mondo occidentale e quindi chi c'è c'è, chi non c'è in ritardo 16.02 si parte con l'evento che abbiamo qui il grande ospite della giornata, il nostro ingegnere gestionale però designer internazionale Guido Vrola, che oggi e domani ci farà un affondo sul tema della resa di prodotto, detto anche rendering. Però Adesso rendering. vediamo il perché della scelta del termine italiano piuttosto che di quello Esatto. inglese, perché alla fine poi ci sono sempre delle sfumature di significato che è Esatto. meglio specificare affinché ci si capisca meglio tutti. È vero. Le parole creano fatti. No, la parola ha un'importanza quando ci dobbiamo confrontare con gli altri e quando dobbiamo farci capire e anche quando abbiamo, noi ci imponiamo un obiettivo, no? Non è la stessa cosa dire faccio una cosa piuttosto che un'altra, usare dei termini leggermente simili, un po' come disegno 3D e modellazione 3D. Qui Eh qua sì, il eh presente sì. ha già forse chiesto Purtroppo per quanto io abbia lanciato una campagna, ma il termine disegno 3D si sta diffondendo sempre più, soprattutto nell'ambito della stampa 3D, e la cosa mi scoccia alquanto perché se è disegno non è 3D, cioè, mi sembra anche palese il al discorso. limite può essere progettazione o Sì, no? beh, Può certo. essere progettazione o modellazione a seconda un po' della Diciamo che la tecnica. progettazione è se stiamo creando qualcosa, se stiamo copiando magari un qualcosa di esistente, allora è pure semplice modellazione, insomma. Ecco. E Ma quindi partiamo con questo bis di evento, no? Oggi e domani facciamo questo affondo sulla resa di prodotto con queste maker class organizzate nell'ambito del progetto La Cantera. Ringrazio il relatore Guido Vrola e i partecipanti che saranno molto attenti alla lezione, sono sicuro che su questo tema qua è un tema che fa il mercato. beh, è sempre più importante. Esatto, gli oggetti devono piacere, è giusto testare le idee prima di mettersi a fare a realizzare tante altre cose, no? E testo l'idea, se l'idea piace, addirittura posso pensare di vendere già Ah sì. attraverso delle buone Si fa rendering quotidianamente. di prodotto, dei buoni rendering. Sì. Ecco. È piaciuto molto la mascherina Hugowitz, eh? È Di piaciuta molto, veramente. Ecco, che è stato. quella poi ne parleremo più avanti, in Ecco, qualche altra occasione. benissimo. Allora io giustamente ho finito di dire la mia su questo argomento perché non ne ho e lascio la parola a Guido. Grazie Guido. Benissimo. Grazie a voi. Allora, anche in questo caso l'argomento è piuttosto vasto ed è difficile cercare di concentrarlo in così poco tempo. Già questa volta abbiamo 4 ore tra oggi e domani, quindi qualcosina in più si potrà dire. Ovviamente però, come sempre dico, non sono cose che si imparano in 4 e 4-8, ma è importante sapere comunque come funzionano le cose e sapere appunto che in caso di necessità sicuramente possiamo anche trovare qualcuno a cui rivolgersi se non siamo in grado di farlo noi autonomamente. Vado come ho fatto per la masterclass sulla modellazione 3D, prima di buttarci un po' sul pratico, dobbiamo definire qualche termine, quindi facciamo una piccola presentazione in cui appunto andiamo a capire esattamente di cosa stiamo parlando in maniera che tutti abbiano le idee più chiare in merito e dopo vediamo un po' più
un po' più praticamente come si lavora nel mondo della computer grafica. Io ovviamente userò un software, ma non è il software a fare la differenza, nel senso che, appunto, come per la modellazione, se capiamo i concetti, poi passare da un software all'altro vedremo che è piuttosto semplice, perché di base poi funzionano più o meno tutti alla stessa maniera. Quindi vado a lanciare la presentazione. Ditemi. Allora, questo lo abbassiamo. Scusate che arrivo. Eccoci qua. Allora, resa di prodotto. Quindi stiamo parlando appunto di rendering, per chi utilizza il termine inglese, che è forse più utilizzato, più conosciuto, anche perché appunto il mondo inglese, americano in particolare, la fa da padrone in questo settore, quindi è lì che andiamo alla ricerca del materiale. Però quando parliamo di prodotto, parliamo di aspetti più specifici rispetto al termine rendering in generale, e andiamo a capire un po' il perché. Andiamo a definire qualche termine. Quindi, con il termine resa o rendering in inglese, in ambito artistico si indica la resa grafica, ovvero un'operazione compiuta da un disegnatore per produrre una rappresentazione di qualità di un oggetto o di un'architettura progettata o rilevata. Nell'ambito della computer grafica 3D, identifica il processo di generazione di un'immagine a partire da una descrizione matematica di una scena tridimensionale interpretata da algoritmi che definiscono il colore di ogni punto dell'immagine digitale. Adesso andiamo a chiarirlo meglio, però vorrei fare una parentesi in questo senso, nel dire che la parola rendering in inglese, mentre in italiano ha, diciamo, una connotazione prettamente legata alla grafica 3D, nella lingua inglese non è così, anzi, mi ero preparato. Scusate, esco un attimo dalla presentazione, vi faccio vedere. Qui. Vi faccio vedere un libro. Adesso il software di Google Meet specchia l'immagine, e quindi, ma non dobbiamo leggere. Vi volevo solo far vedere un po' le figure. Il rendering non è necessariamente legato al mondo della grafica 3D, non è neanche legato al mondo del computer. Cioè, il termine rendering, appunto, indica la rappresentazione di determinate qualità di un oggetto, di un soggetto, che solitamente è un oggetto o un veicolo o un edificio. Ma questo libro, ad esempio, si chiama How to Render, come renderizzare, se vogliamo tradurlo, e non parla assolutamente di computer grafica, o meglio, può trattare l'argomento poi alla fine della grafica digitale, ma è un libro dedicato a tecniche di disegno tradizionali, dove però parliamo appunto specificamente di rendering. Rendering vuol dire appunto rendere i volumi, le ombre, le luci, i materiali. Quindi qui si parla di come rappresentare le forme tridimensionali, perché vo noi vogliamo trasmettere anche la tridimensionalità dell'oggetto, quindi le forme. Quindi è importante la resa tridimensionale dell'oggetto, è importante utilizzare la luce e le ombre per definirne meglio le forme, per renderlo interessante, per riuscire a trasmetterlo meglio. Quindi questo libro, parlando proprio di tecniche pittoriche di disegno tradizionale con la matita, con i pennarelli e poi anche con la computer grafica, ma parliamo sempre di disegno 2D, tratta specificamente, quindi un libro intero che parla di rendering e
E se guardate questa immagine qui sotto l'automobile, dopo vedremo che la ritroviamo proprio nel mondo della grafica 3D pari pari, perché per far capire appunto quanto l'argomento sia legato al mondo della computer grafica, ma di fatto appunto noi stiamo facendo, io quando faccio design e devo trasmettere un'idea, questi sono disegni che ho fatto io, vediamo se riusciamo a inquadrarli, devo trasmettere al cliente nel modo più veloce possibile un'idea che ho in mente, ma devo comunicare la forma, quindi disegno in prospettiva piuttosto che sulle viste piane, quindi la forma tridimensionale, devo trasmettere i materiali, quindi questo qui c'è un tavolino con un piano in metallo cromato e delle parti in legno, quindi quando io sto facendo un semplice disegno di design, in realtà sto facendo rendering, sto cercando anche con appunto la tridimensionalità, l'uso appropriato delle luci e dei materiali di trasmettere delle forme, ok? Quindi il rendering di per sé abbiamo già capito che a questo scopo qui. Poi per chi è interessato di scacchi c'è come vincere con l'inglese, sto scherzando. Torniamo alla presentazione di PowerPoint, quindi appunto abbiamo compreso che il termine rendering è molto più esteso rispetto al nome che noi diamo in Italia. Gli anglosassoni e gli americani, quando parlano di rendering, parlano prima di tutto di disegno. E rivolgendomi ai miei corsisti del corso di prototipazione, potremmo parlare di rendering anche quando stiamo, ad esempio, prendendo un modello fatto in schiuma di poliuretano e vogliamo farlo assomigliare a un qualcosa che invece dovrebbe essere fatto di metallo, piuttosto che di plastica, piuttosto che di vetro, quando stiamo cercando di trasmettere, ad esempio, dipingendo, stuccando, lavorando il nostro modello, o anche un modello stampato 3D, lo vogliamo far vedere al cliente cercando di dargli un aspetto, di trasmettere i materiali di cui è costituito, anche nel mondo appunto dell'oggetto fisico, insomma. Quindi il rendering è questo, è trasmettere forme, materiali, colori e le caratteristiche che devono trasmettere anche emotività. La differenza tra rendering e illustrazione, anche questa la voglio specificare, perché appunto se io prendo un modello 3D e ne faccio un rendering, oppure prendo, come abbiamo visto sul libro, un disegno e lo coloro, sto di fatto facendo un'illustrazione. Un'illustrazione al computer piuttosto che un'illustrazione cartacea, ma c'è una differenza tra rendering e illustrazione. Chi è che adesso accende il microfono e mi sa dire qual è la differenza tra un rendering e un'illustrazione? In particolare se stiamo parlando di prodotto piuttosto che di altro. Vediamo se qualcuno vuole azzardare una risposta. Magari ci provo io. Magari l'illustrazione, al contrario di quello che può essere il rendering, non va a tenere conto delle reali componenti estetiche di un qualcosa, quindi l'illustrazione va a essere un po' più soggettiva piuttosto che una resa di prodotto oggettivo, un'interpretazione personale di quello che può essere un materiale o un colore. Forse l'illustrazione va a essere più qualcosa legato all'arte, artisticità di questo gesto, diciamo. Sì, ci sei molto vicina, nel senso è corretto quello che tu dici, anche se voglio specificare che io ho imparato negli anni
all'inizio si cercava, non riuscendo ad arrivarci, si cercava di raggiungere il fotorealismo. Poi ci si è arrivati a raggiungere il fotorealismo e una volta che ci si è arrivati ci si è resi conto, soprattutto se penso ad esempio all'architettura, al rendering architettonico, che il rendering fotorealistico è totalmente anonimo. Quindi anche nel rendering, nella presentazione del prodotto, molto spesso noi inseriamo una componente di stile, di interpretazione artistica per dare una sensazione di maggior impatto su chi vede il rendering. Però è corretto quello che tu dici, nel senso che quello che fa la differenza tra un'illustrazione e un rendering è sostanzialmente lo scopo. Lo scopo è differente. La differenza sta nella finalità dell'immagine stessa. Lo scopo di un'illustrazione è quello di raccontare una storia, di solito, anche attraverso un'emozione, nel senso che, sì, come dici tu, io posso appunto raccontare una storia attraverso, l'emozione che quel momento suscita. Di solito si parla di libro illustrato, per esempio, in cui abbiamo un testo e un'immagine che riassume il testo. L'illustrazione è la copertina di un libro, per esempio, che vuole raccontare, ad esempio, una scena del libro o i personaggi del libro. Mentre lo scopo del rendering, e in particolare del rendering di prodotto, e qui mi rifaccio appunto al termine italiano che è la resa più che il rendering, perché il rendering si può, dal punto di vista della computer grafica, posso usare il rendering, faccio una scena 3D, ne faccio il rendering per fare un'illustrazione. Quindi anche nel caso del rendering si può utilizzare la grafica 3D per fare illustrazioni. Nel caso però del rendering di prodotto, appunto in particolare, ma anche quello architettonico. Lo scopo è proprio quello di appunto trasmettere forme, carattere, materiali utilizzati servendoci di luci, ombre, colori, texture, riflessi, eccetera, eccetera. Non è però appunto un'operazione puramente tecnica, ma è un'operazione che ha in sé diversi aspetti artistici e diverse scelte artistiche da parte di chi lo crea. Quindi parliamo di resa o rendere di un prodotto ogni qualvolta utilizziamo delle tecniche artistiche per trasmettere al meglio la tridimensionalità delle forme, i materiali e i colori dell'oggetto che stiamo rappresentando. Questi sono degli esempi di rendering di prodotto fatti appunto per trasmettere il prodotto in sé e si cerca di farlo nella maniera più accattivante possibile, sia perché dobbiamo invogliare all'acquisto molto spesso, perché il rendering è già di per sé una prima forma di vendita del prodotto, e secondo perché dobbiamo illustrarlo in una maniera, oggi si vende molto tramite l'e-commerce, quindi in una maniera che poi non faccia dire al cliente, ma quello che è arrivato è diverso da quello che ho visto nel rendering, ok? Perché se no dopo c'è il rischio che il prodotto venga restituito. Quindi io devo farlo sì apparire bello, ma anche realistico e veritiero, ok? Nel bene e nel male, perché magari se faccio un rendering fatto male, il prodotto reale è migliore del rendering, ma non è questo lo scopo, insomma. Per cominciare, quindi adesso iniziamo a capire come funziona, come si fa questo rendering praticamente, almeno a parole, dopo appunto ci sposteremo sul pratico. Nel rendering 3D una parte del lavoro è svolta da un operatore, designer, artista, tecnico, renderista, chiamiamolo come vogliamo, a seconda dell'ambito, può assumere nomi diversi, e una parte è svolta dal calcolatore. Cioè, nella modellazione noi ci serviamo di strumenti che ci offre un software per aiutarci nella modellazione. Nel render invece ci serviamo
effettivamente di lavoro, duro lavoro svolto dal computer. Non è un'operazione che noi facciamo, qui stiamo già parlando del rendering 3D, infatti ho specificato rendering 3D, c'è una parte che è calcolo, puro calcolo da parte del calcolatore. Noi quindi dobbiamo preparare la scena e darla in pasto al calcolatore. Quindi c'è l'unione di due forze, la nostra e quella del computer, cosa che ad esempio nel disegno, anche nel disegno digitale col Photoshop, non c'è, siamo noi a creare l'immagine, qui invece è il computer a crearla sulla base di informazioni che noi gli forniamo. Però attenzione, perché molti pensano appunto che il merito di un rendering di qualità dipenda dal motore di rendering utilizzato, mentre più delle volte il merito di una resa iperrealistica sta nelle capacità di chi ha preparato la scena da renderizzare. Ho visto persone cambiare 10, 20 software e motori di rendering perché non ottenevano i risultati sperati e non si rendevano conto che non è la colpa, non è quasi mai del software, ma è appunto di chi, dell'operatore che di fatto è colui che crea il rendering. E perché? L'ho scritto in grassetto, perché un calcolatore non è in grado di giudicare la qualità del suo operato. Questo l'ho scritto in grassetto perché è importantissimo, perché il rendering è un'operazione di provo, vedo, cambio finché non sono soddisfatto. Se noi facciamo vedere dei rendering a persone che non sono del mestiere e il rendering non è perfettamente fotorealistico, loro diranno: non so, c'è qualcosa che non va. E c'è qualcosa che non va è il fatto che l'immagine per qualche ragione non è perfetta. Invece lo scopo di noi che lavoriamo nella creazione del rendering è di capire il perché quell'immagine non è perfetta e di modificarla di conseguenza. E questo è l'aspetto più difficile in assoluto, che si matura appunto con l'esperienza ed è il lavoro principale che permette a un artista di creare un rendering fotorealistico con lo stesso software con cui un altro magari non riesce a farlo. Ok? Quindi dobbiamo imparare a giudicare il rendering. Cos'è che devo fare io in questo rendering? Io devo ragionare un po' come si ragiona nella fotografia. Infatti, io oggi parlerò di rendering, ma parlerò anche di fotografia. Poi in altre masterclass parleremo di fotografia, ma parleremo di rendering. Okay? Le due cose sono strettamente collegate. Non per niente io faccio sia rendering che fotografia, perché il rendering non. Lo scopo del rendering non è quello di fare un'immagine che sembri una fotografia. Lo scopo del rendering è quello di fare un'immagine che sembri una bella fotografia, che non è la stessa cosa, ok? Per cui per fare un bel rendering dobbiamo sapere come si fa una bella fotografia, perché il fatto che un risultato sia fotorealistico, soprattutto nel mondo del rendering di prodotto, non è sufficiente, ok? Quindi quello che devo fare io sostanzialmente è creare una scena, diciamo che abbiamo un modello 3D, l'abbiamo già creato, vogliamo farne appunto la resa. E devo quindi inserire delle componenti idonee alla resa. In particolare dobbiamo inserire una camera che inquadrerà la scena, dovremo inserire delle luci che illuminano la scena. E dovremo definire per l'oggetto che stiamo rappresentando tutta una serie di caratteristiche dei materiali. Dovremo creare i materiali il più realistici possibili, applicarli al nostro modello 3D e successivamente lanciamo il rendering. Lanciare il rendering vuol dire schiacciare il pulsante rendering e se abbiamo fatto le cose per bene, dopo un certo tempo il nostro calcolatore ci offrirà appunto come risultato un rendering. Qui ho messo un esempio appunto in cui vediamo che variando la lucidità di un materiale ne cambiamo drasticamente l'aspetto, quindi questo materiale cambia solo la lucidità.
Invece cosa fa il computer? Qui permettete questa immagine che spaventa un po', ma adesso ve la spiego. Il computer attraverso un processo chiamando ray tracing, il motore di rendering ricostruisce l'immagine punto per punto partendo dal piano immagine e percorrendo i raggi di luce a ritroso seguendo le regole dell'ottica geometrica. Allora, lo spieghiamo meglio. Noi quando facciamo il rendering prendiamo un modello 3D. Ma in realtà stiamo creando una immagine bitmap, quindi una mappa di punti, di pixel colorati che costituiscono un'immagine bidimensionale. Quindi immaginate che abbiamo un'immagine rettangolare che ha un certo numero di pixel che la compone in un lato e nell'altro. L'immagine già c'è qui, nel senso che qui questo è il piano dell'immagine, potrebbe essere la pellicola di una macchina fotografica, ok? Allora, qui c'è una luce che noi abbiamo inserito nella scena con una certa forma, dimensione, caratteristiche, intensità, colore, eccetera, eccetera. Da questa luce partono dei raggi luminosi in tutte le direzioni. Quando il raggio luminoso colpisce l'oggetto, questa curva qui è l'oggetto che sto andando a renderizzare. Magari ci sono più oggetti nella scena, soprattutto se l'oggetto è lucido, ci saranno dei riflessi e quindi altri oggetti di scena andranno a creare i riflessi sul mio oggetto. Quindi il raggio luminoso colpisce l'oggetto e rimbalza. Rimbalza sulle pareti di una stanza, per esempio, rimbalza su altri oggetti. Questi raggi che rimbalzano, ad esempio, dalla superficie 1, che è l'oggetto che sto renderizzando, alla superficie 2, che è un altro oggetto, proprio questo raggio di luce colpisce l'oggetto, rimbalza, torna indietro. Quindi abbiamo che ogni raggio luminoso rimbalza molte volte per l'ambiente, colpendo gli oggetti. Fino a che a un certo punto alcuni di questi raggi andranno a colpire il piano della mia immagine, quindi l'immagine che io sto andando a creare. Nel momento in cui un raggio luminoso ha raggiunto la fotocamera o il nostro occhio, lascia sulla pellicola o sul sensore o appunto nel caso del rendering, sull'immagine, lascia un puntino colorato, il cui colore e valore tonale dipende appunto da tutto ciò che il raggio di luce ha incontrato durante il suo cammino. Okay? Quindi lanciando un numero altissimo di raggi luminosi che rimbalzano dappertutto, avrò che si andranno a creare tutti i puntini pixel colorati che compongono questa immagine. Su questa immagine si formerà appunto, come succede sulla pellicola fotografica, l'immagine che noi abbiamo creato. Capite che è un'operazione che richiede un grosso quantitativo di calcoli, soprattutto se la vogliamo creare in maniera molto realistica. Perché? Perché ad esempio i primi motori di rendering calcolavano un solo rimbalzo della luce, quindi non era un vero ray tracing, ma un unico rimbalzo colpiva la superficie arrivava all'immagine. Anche nei primi film Pixar, per illuminare le zone in ombra venivano inserite decine e decine di luci che andavano a illuminare tutta quanta la scena. Adesso invece, se noi accendiamo una luce all'interno di una stanza, questa luce rimbalza innumerevoli volte sulle pareti fino ad affievolirsi. E in questo modo si forma l'illuminazione della stanza. La stessa cosa succede sul computer. È chiaro che noi possiamo decidere il numero di rimbalzi, ma maggiore sarà il numero di rimbalzi dei raggi luminosi e maggiore sarà il tempo di calcolo necessario. Okay? Comunque questo è il lavoro che fa il computer nella realizzazione del rendering. Il risultato è appunto quello di avere una scena tipo questa, in cui noi riusciamo a capire le forme, le ombre, come in questo caso le pieghe, riusciamo a capire le forme di questa statua proprio grazie all'illuminazione utilizzata e riusciamo a capire a colpo d'occhio il materiale, in questo caso che è un bronzo, colorato,
con una patina, qui abbiamo invece il legno. Okay? Questo è quello che appunto vogliamo trasmettere attraverso il rendering. Adesso, questo è in termini generali, il rendering di prodotto ha però appunto delle complicazioni in più. Andiamo a capire che cos'è il rendering di prodotto, perché si fa e poi pian pianino appunto vedremo come possiamo realizzarlo. Il rendering di prodotto, sempre più aziende oggi si affidano al rendering 3D per realizzare immagini accattivanti dei loro prodotti. Il rendering viene realizzato viene utilizzato nelle brochure, nei cataloghi, nelle immagini e video promozionali in sostituzione della fotografia del prodotto. Molte aziende oggi stanno eliminando completamente, faccio un esempio eclatante che è Luxottica, per esempio, che tutti conoscete, sta eliminando completamente il reparto fotografia perché tutti i cataloghi vengono fatti attraverso dei rendering. Okay? Rimane l'aspetto promozionale dell'occhiale in cui si utilizzano ad esempio la fotografia per fare delle scene ambientate o per far vedere gli occhiali indossati da modelle e modelli, ma per quanto riguarda i cataloghi, la realizzazione dei cataloghi e anche dei configuratori online per la vendita degli occhiali viene fatta attraverso i rendering. E tantissime, sempre più aziende si stanno spostando in questa direzione. Perché? Perché il rendering offre diversi vantaggi rispetto alla fotografia, a patto che appunto si riesca a creare un rendering di un certo livello. I rendering, se fatti bene, possono essere oggi indistinguibili da una fotografia. Quindi partiamo da quel concetto lì. Una volta era, ok, metto un rendering al posto di una fotografia, rappresento l'oggetto ugualmente, ma la gente si rende conto che è un rendering, non è una fotografia. Questo è un po' un problema perché, ad esempio, mi fa pensare, ma perché c'è un rendering al posto di una fotografia? Forse perché quel prodotto non esiste realmente, non è ancora pronto, suscita un po' di perplessità. Quindi un rendering oggigiorno deve essere praticamente indistinguibile da una fotografia. Magari non lo è per tutti, magari chi è molto esperto riesce a riconoscerlo, ma in generale l'idea è questa. Un rendering può essere più agevole ed economico da realizzare rispetto a una fotografia. Vale perché pensiamo ad esempio alle automobili o alle motociclette o a prodotti comunque anche impegnativi da fotografare. Molto spesso dietro c'è un lavoro incredibile per la fotografia di questi oggetti. Io vi faccio un esempio pratico di cui mi ha parlato un mio collega che lavora per la Ducati. Quando devono realizzare i cataloghi per le moto, lo fanno, ci sono dei tempi tecnici per la fotografia, la stampa, la revisione, la creazione dei cataloghi, quindi tutto deve essere fatto con largo anticipo. Viene fatto ovviamente prima della presentazione del prodotto. Questo cosa vuol dire? Che il prodotto non deve essere visto da nessuno. Quando devono fotografare delle moto, ad esempio, in ambienti esterni, piuttosto che spostarle per farle fotografare da chi le dovrà fotografare, i costi sono allucinanti, soltanto per mantenere la segretezza di tutto l'aspetto prodotto. Quindi, alle volte i costi della fotografia sono veramente molto alti. Oltretutto, un rendering permette di realizzare tantissime varianti con un solo modello 3D, mentre se devo fotografare diverse varianti di colore, ad esempio di oggetti di dimensioni voluminose, è molto più complicato, insomma. I modelli 3D
vengono renderizzati. Altra cosa che rende molto agevole l'utilizzo del rendering è che i modelli 3D spesso sono già pronti perché li abbiamo creati per altre ragioni, perché li abbiamo creati in fase di progettazione, eccetera, eccetera, e quindi non dobbiamo creare il modello 3D apposta per farne un rendering. Probabilmente lo abbiamo già e quindi è abbastanza semplice poi andare a creare il rendering. Un rendering può essere realizzato prima che il prodotto sia materialmente costruito. Come dicevo, per il caso appunto di nuovi prodotti, se vogliamo anticipare la realizzazione del rendering, sì, dei cataloghi e delle brochure, eccetera, possiamo fare dei rendering anche su un prodotto che non è ancora stato costruito. Oppure appunto lo facciamo proprio per definire quali saranno poi in fase progettuale per capire quali dovranno essere i materiali che costituiscono questo oggetto. Quindi il rendering di per sé è un lavoro di progettazione che utilizza il designer e per trasmettere al cliente e per capire lui stesso come può essere fatto il prodotto. Quindi anticipa molto la possibilità di visualizzare in maniera appunto realistica il prodotto. Altra cosa, qui è utile più per chi fa rendering che per il cliente, il renderista può trovarsi in qualsiasi parte del mondo senza necessità di disporre fisicamente dei prodotti. Questo apre appunto al renderista molte possibilità di lavorare, come faccio io ad esempio, con clienti che sono sparpagliati in tutto il mondo, cosa che invece il fotografo fa molta più fatica a fare, insomma, quindi anche perché il budget non consentirebbe molto spesso di fare chissà quali trasferte per fotografare un prodotto. Ok, quindi il rendering di prodotto sta assumendo un'importanza sempre più strategica in ambito di prodotto, di design e non solo, per tutte queste ragioni qui. Ok? Allora, io adesso finisco di tediarvi con queste presentazioni PowerPoint e direi che possiamo andare un po' a vedere dal punto di vista un po' più pratico che queste cose che ho detto, in particolare relative al come dobbiamo mettere le luci, le camere, i materiali. E quindi andrei a prendervi un modello di Blender. Qui abbiamo delle cuffie da gaming di fascia alta. Questo è Blender. Io quando si tratta di rendering fotorealistici uso Blender, che è perfettamente in grado di fare rendering fotorealistici. Si può usare, se ricordate quanto abbiamo detto nella masterclass precedente, ci sono diversi modi per creare modelli 3D. All'interno di tutti questi software è oggigiorno possibile fare dei rendering. Non sempre è possibile fare rendering perfettamente fotorealistici. Ok? Il software migliore per fare rendering fotorealistici è quello che mi permette soprattutto di fare una mappatura precisa delle texture. Quindi se io ho materiali come il metallo, la plastica, che hanno poche texture, posso anche utilizzare diversi software, anche Rhino, per esempio, qui parlo ai miei studenti che stanno leggendo. Ad esempio, questo è un modello 3D fatto con Rhino. In realtà però l'ho preferito renderizzarlo in Blender perché volevo proprio che fosse veramente fotorealistico. Questo deve essere utilizzato per un catalogo. E dopo capiremo quanto è più difficile fare appunto rendering di prodotto per catalogo rispetto ai rendering che si possono fare per altri utilizzi. Quindi qui abbiamo della pelle, della plastica, del metallo. Abbiamo anche, c'era qui,
Ve lo faccio vedere. Dove è andata? Sì, sarebbe questa cuffia qui, ok? Qui c'è una mesh, quindi una lamiera traforata di metallo. Qui abbiamo la pelle, qui abbiamo pelle cucita, quindi anche le cuciture. Qui abbiamo della plastica, abbiamo del metallo lucido, abbiamo dei LED che devono sembrare accesi, devono fare un effetto che trasmetta il senso di un LED acceso, e quindi ci sono diverse complicazioni, ok? E quindi ho scelto di utilizzare, come spesso faccio appunto quando voglio fare rendering di un certo livello, di utilizzare un software di modellazione poligonale come Blender, appunto in questo caso, che io vi consiglio caldamente perché appunto non c'è bisogno di software che abbiano costi molto elevati per fare questo tipo di cose. Okay? Blender è eccezionale anche nel rendering. Usa un motore di rendering proprietario che si chiama Cycles. Questo motore di rendering è utilizzato anche da Rhinoceros e quindi è un motore di rendering molto realistico e molto collaudato. Allora, voi vedete che abbiamo qui un piano su cui ho appoggiato queste cuffie. Allora, adesso entriamo nel discorso delle scelte che io devo fare per creare questo rendering. Innanzitutto devo cercare, e lo scopo in questo caso è quello di trasmettere la qualità, l'aspetto, la modernità, il design di queste cuffie, e quindi devo scegliere prima di tutto un'inquadratura che permetta di vedere il più possibile come è fatto l'oggetto. Non è un video, è un'immagine fissa, quindi vogliamo che da una singola immagine si riesca a capire il più possibile delle forme, dei colori, dei materiali, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo scegliere un'inquadratura. Dobbiamo scegliere anche una lunghezza focale. Voi adesso vedete che se io mi avvicino molto a questo oggetto abbiamo una distorsione notevole. La distorsione è dovuta al fatto che sto utilizzando un obiettivo grandangolare, diciamo, sulla camera. Adesso non ho ancora inserito una camera, ma c'è comunque per vedere un oggetto 3D. È necessario che ci sia un qualche tipo di camera che inquadri l'oggetto. Quindi quando noi ruotiamo attorno all'oggetto, in realtà è come se stessimo ruotando una camera attorno all'oggetto. Tanto è vero che se io da qui scelgo un'inquadratura che mi piace, che so questa, qui posso fare view, line view, e posso allineare una camera a questa vista. Io adesso una camera vera e propria non ce l'ho, quindi devo andare ad aggiungere una camera. Quindi tra gli oggetti che posso aggiungere alla mia scena 3D, oltre a figure solide di ogni tipo, non sto a spiegarvi perché non è oggetto della lezione di oggi, però posso aggiungere una camera che è una fotocamera o una videocamera a seconda di quello che noi vogliamo fare. Si chiama camera, può essere una telecamera o una fotocamera a seconda appunto di quello che vogliamo fare. Quindi vi dicevo che posso andare a allineare la mia vista Align Active Camera to View, quindi allinea la camera a questa vista. E abbiamo che ho allineato la camera. Io quello che vedo qui è sostanzialmente, adesso la scala è un po' strana, è sostanzialmente l'immagine che andrò a creare, che in questo caso è verticale, e dobbiamo decidere appunto la dimensione dell'immagine che voglio renderizzare. Vi ho detto, è un'immagine bitmap fatta di pixel, quindi possiamo ad esempio mettere 3000 per 2000 3 mezzi, che è la proporzione delle fotocamere reflex,
Possiamo mettere, se stiamo facendo dei video, 1920x1080, ad esempio per il Full HD, adesso vedete che la camera è diventata orizzontale. Quindi questa è, adesso io sto vedendo l'oggetto e sto vedendo la camera. Quello che devo vedere invece è cosa sta vedendo la camera. Se io schiaccio il tasto 0 del mio computer, vado a vedere cosa sta inquadrando questa camera qui che ho inserito, okay? E dopo la posso muovere, per esempio, per andare a inquadrare meglio il mio oggetto da renderizzare. Come tutte le camere, per quello vi dico l'importanza del conoscere la fotografia. Adesso ad esempio è un po' stretta questa scena, forse vorrei allargarla un po'. Allora, attenzione, se vado qui nel menu camera, ho le impostazioni ad esempio della lunghezza focale della camera, come esattamente se fosse un fotografo che sta mettendo su un tavolino la cuffia, la sta inquadrando con la fotocamera e dice: aspetta, ma che obiettivo monto sulla mia fotocamera? E appunto qui io posso in maniera molto veloce andare a zoomare in dentro o in fuori. Dobbiamo però stare attenti appunto al discorso che se utilizzo una focale grandangolare creerò una distorsione dell'immagine, una distorsione grandangolare che è tipica della fotografia grandangolare. Infatti nella fotografia di studio raramente usano i grandangoli proprio per evitare la distorsione. Se io sto distorcendo l'immagine, l'oggetto sembra abbia una forma diversa da quella che è in realtà. Quindi, nell'ottica del rendering di prodotto, non voglio distorcere troppo l'immagine. Allora, per evitare la distorsione, si utilizzano focali un po' più lunghe. Quindi, la focale normale è 50 mm. Una focale, ad esempio, molto utilizzata è 85 mm. In quel caso, però, appunto, dovrò andare a allontanarmi, come farebbe il fotografo, dal mio oggetto per poterlo inquadrare correttamente. Qui abbiamo, siamo totalmente fuori scala, quindi, facciamo una focale un po' più corta. Posso ad esempio andare a ruotare attorno al centro, al mio oggetto, al cursore 3D, quindi se vado a ruotare la camera, lei ruoterà attorno all'oggetto. E vado a definire sostanzialmente l'inquadratura, che in fotografia è fondamentale, di quello che andrò a renderizzare. Okay? Quindi dal punto di vista della mia camera, diciamo che sono soddisfatto così. Salviamo perché sennò dopo. E quindi questo è il primo aspetto che appunto rende una foto o un rendering di qualità superiore rispetto a un altro, cioè la scelta di un'inquadratura giusta, di una lunghezza focale adeguata. Vi ricordo appunto nel rendering di prodotto, non usiamo, a meno che non stiamo facendo rappresentazioni molto artistiche del soggetto, non usiamo focali grandangolari, che sono quelle che vanno dal 50 in giù, ma usiamo focali più lunghe, quindi dal 50 in su, che rendono l'oggetto meno distorto. Attenzione anche alle focali troppo lunghe. Le focali troppo lunghe fanno perdere il senso della prospettiva, quindi appiattiscono l'immagine. Non andiamo, diciamo, oltre i 150 di focale, perché altrimenti abbiamo un altro tipo di distorsione, che è quello di rendere l'immagine piatta. Ok,
Adesso, quello che si fa nel rendering sostanzialmente è di fare delle prove. Come si fa nella fotografia, io vi invito quando fate dei rendering a fare una modifica alla volta e valutare questa modifica. Lo dico anche quando parliamo di fotografia, nel senso che non metto l'oggetto sul tavolo, anche quando molti vogliono fotografare degli oggetti e non ne sanno di fotografia, iniziano a comprare i light box, iniziano a comprare quei cubi di luce dove metto tante luci attorno e le ombre escono comunque soffuse, iniziano a mettere 3-4 luci perché adesso di là è buio, allora metto 3 luci e poi perdo il controllo totale della scena. Quello che devo fare io è inserire una luce, vedere come si comporta, vedere che, ecco, parlando di luce, un aspetto fondamentale, vale in fotografia e vale nel rendering, è che ci deve essere una direzionalità della luce. Cioè deve essere chiaro, evidente, qual è la luce principale, qual è la sua direzione, dove proietta un'ombra e quella luce deve essere l'unica luce che proietta ombre. Ok? Essenziale. Avere più di un'ombra in direzione diversa in fotografia è quasi sempre un grosso errore. Quindi se io vado a inserire delle altre luci, queste luci andranno a schiarire le ombre, non aggiungere ombre in direzioni differenti. Quindi dovrò prima di tutto inserire una luce che definisce la luce principale, l'illuminazione principale, e dopo andrò a vedere quali zone dovranno essere eventualmente schiarite. Quando si parla di rendering fotorealistico, tutti quanti parlano sempre di immagini HDRI. Cosa sono queste immagini? Sono delle immagini che noi utilizziamo come ambiente di sfondo, sono sostanzialmente delle fotografie 3D di un ambiente. Vediamo se posso mostrarvi. Vi mostro un esempio, scusate. Adesso non so qui cosa si vede, ma sostanzialmente noi vediamo qui degli ambienti, qui c'è una stanza, qui c'è una stanza che è fotografata a 360 gradi, ok? Io posso usare questa texture, la posso applicare all'ambiente, al mondo, perché in un rendering c'è oltre all'oggetto, gli oggetti di scena, c'è il mondo e io posso applicare al mondo questa immagine a 360 gradi. Perché? Perché se ad esempio io sto rappresentando un oggetto lucido e dovrò riflettere gli oggetti che stanno attorno a questo oggetto, ovviamente non è necessario che io stia a modellare tutto ciò che è lo sfondo perché si veda nei riflessi, ma posso usare appunto questo tipo di fotografie per creare dei riflessi estremamente realistici. Nei film è fondamentale perché ad esempio se abbiamo dei film con degli effetti speciali in cui inseriamo dei personaggi o degli oggetti fatti in computer grafica all'interno di una scena, vogliamo che questi oggetti riflettano esattamente quello che c'è nella scena che invece è stata ripresa con la telecamera e quindi vengono create sul set cinematografico queste fotografie tridimensionali che poi vengono utilizzate nel software di rendering per creare l'illuminazione e i riflessi di quel preciso ambiente. Allora, questo è molto utilizzato proprio perché appunto dà una resa estremamente realistica. Però in realtà ci fa perdere un po' il controllo della nostra scena. Questo lo dico perché appunto ne parlerò ancora in futuro. Facciamo una premessa sulla fotografia
di prodotto e sul rendering. Questi due tipi di rappresentazione del prodotto si sono evoluti nella storia in binari molto separati, in binari paralleli che non si incontrano. In che senso? Nel senso che sostanzialmente quando si fa fotografia di prodotto si fa sì che il prodotto sembri un rendering. L'idea è questa, nel senso che si cerca di rendere il prodotto talmente perfetto che deve sembrare un rendering. Quando si è cercato nel corso di molti anni di fare rendering fotorealistici, si è cercato di fare esattamente l'opposto, cioè di far sembrare il prodotto che era troppo perfetto, di farlo sembrare meno perfetto per assomigliare di più alla realtà. Capite che c'è una divergenza di pensiero tra queste due cose, ok? Quindi di fatto, quando noi facciamo rendering di prodotto per l'utilizzo appunto su cataloghi o comunque per trasmettere quello che si cerca di trasmettere con l'immagine da catalogo o da copertina o l'immagine pubblicitaria, è quello che in realtà il prodotto deve essere perfetto più di quello che è, ok? Quindi in questo senso, ad esempio, i riflessi che io devo avere sul mio oggetto devono essere estremamente controllati, estremamente ricercati. Se io vado a inserire un ambiente circostante, inizierò a riflettere, ad esempio, guardate questa stanza, al di là che questa è una stanza d'appartamento, quindi c'è di tutto di più, non è certo quella che utilizzerò per un prodotto commerciale, almeno di casi particolari. Però l'idea è proprio che quando io sto fotografando in studio voglio avere il buio assoluto. Io voglio avere che ciò che viene riflesso da oggetti metallici o cromati o vetro deve essere solo ciò che sto costruendo sul set fotografico e non gli oggetti che sono all'interno dello studio, piuttosto che le pareti, piuttosto che quello che c'è attorno. Quindi di base vi dico, vediamo questo modo di fare l'illuminazione, vediamo che è importante, importantissimo, ad esempio se volessi fare, potrebbe anche essere, si fa nell'ambito delle immagini pubblicitarie, voglio fare un'immagine che sia emozionale, voglio fare queste cuffie messe su un tavolo di legno. Adesso le farò su un tavolo di legno, così vediamo anche come si fa la mappatura delle texture. Voglio farle in un ambiente esterno al tramonto, per dire, allora ha senso fare anche un'illuminazione che sia realistica di questo tipo, ok? Ma in generale, se faccio fotografia da studio, voglio che tutti i riflessi siano estremamente controllati. Lo posso fare con immagini. Dove l'ho messo? Con immagini tipo questa, che è sempre un'immagine HDR. Quindi a 360 gradi, però ha dei pannelli grigi, bianchi e neri, come si avrebbe ad esempio quando in uno studio fotografico metto dei pannelli bianchi e neri per creare zone di luce e zone d'ombra su materiali, gioielli o materiali cromati. Però anche questo non mi dà un controllo pieno e totale sui singoli riflessi che io eventualmente vorrei spostare a seconda della forma dell'oggetto. Quindi andiamo a vedere il mondo. Allora, adesso facciamo vedere un rendering della mia scena. Allora, se io schiaccio il pulsante rendering, lancio il rendering della scena. Allora, il rendering vedete che è estremamente scuro. C'è qualche cosa, ma perché c'è comunque un ambiente che io ho inserito qua, anche se questo ambiente è estremamente scuro, però di fatto appunto quello che facciamo noi quando eseguiamo un rendering è quello di vedere cosa succede.
quindi di fare delle modifiche e vedere cosa succede. È fondamentale, non potrei lavorare diversamente, ok? Quindi adesso il rendering lo possiamo fare direttamente in tempo reale, in tempo quasi reale, non è un rendering in tempo reale, ma sulla nostra scena 3D. E una volta invece dovevamo far partire il tasto rendering, aspettare un certo tempo, era tutto estremamente più macchinoso. Adesso si riesce a fare questo che vedete qui perché uso la GPU, quindi uso la scheda video del mio computer che ha una potenza di calcolo molto superiore rispetto al processore per questo tipo di rendering. Le schede video si sono evolute proprio per renderizzare in tempo reale nei videogiochi e quindi abbiamo che c'è stata un'enorme evoluzione nelle schede video, e i motori di rendering si sono adeguati per utilizzarle. In questo senso, io ne ho due di schede video di ultima generazione per poter renderizzare in tempi veloci. Quindi abbiamo un'immagine che è decisamente scura. Andiamo a vedere come, quindi andiamo nella modalità shading, dove andiamo a creare i nostri materiali. In questo caso andiamo a creare il mondo, vedete, il world, anziché object, vado su world per andare a definire il mondo. E nel mio mondo, qui lasciate perdere la complessità di questo albero, però io qui posso appunto inserire una di queste texture che ho creato, appunto, che sono le texture HDR. Quindi vado a creare un mondo da mettere attorno al mio oggetto affinché questo mondo e illumini e faccia anche sostanzialmente, qui posso variarne l'intensità di colore e di luce, e vado a vedere appunto che ho inserito nella mia scena questo mondo qui. Non so se è un museo, questa scena mi piace più che altro perché ha una finestra da cui entra molta luce. E avere una finestra da cui entra molta luce ha sempre un effetto gradevole. Okay, qui adesso non ho creato ancora i materiali, quindi tutto è bianco, però vedo già appunto che ho una direzionalità ben precisa della luce con delle ombre soffuse perché la luce viene fatta rimbalzare all'interno della stanza, quindi ha una parte di luce diretta, ma una parte viene anche dalle direzioni opposte, va a schiarirmi le mie ombre. Quello che io posso fare appunto con queste immagini qui, ad esempio, è variarne la rotazione sull'asse Z, su tutti gli assi, ma diciamo mi interessa l'asse Z, quindi se io vado a variare, ad esempio, di 10 gradi la rotazione sull'asse Z, vedete che ruota la stanza sostanzialmente, rimane fermo, se lo giro di 100 gradi vedete che cambierà completamente la direzione dell'ombra, adesso l'ombra è qua dietro, se la giro di 200 gradi l'ombra si sposta dal lato opposto, quindi io posso ruotare la stanza e far sì che questa finestra che illumina la scena si trovi a illuminare a una direzione differente. Okay. Nell'ottica di fare immagini che sembrino appunto ambientate e fatte a caso, diciamo, che sembri una cosa buttata lì che io sto fotografando, come si usa oggi dal tempo dei social, la luce da dietro è particolarmente interessante perché ci dà l'idea, appunto, proprio come in questo caso, che vi sia una finestra dal quale entra la luce. In tutti i blog di cucina, quando uno vuole fotografare i piatti e vuole fotografarli bene, impara che se metti un tavolo davanti alla finestra, una finestra da cui non entri direttamente la luce del sole, ma entri la luce del cielo, quindi una finestra non esposta direttamente al sole, abbiamo questo bel effetto di luce che viene da dietro, ma comunque molto soffusa. Okay? Questo è sicuramente un effetto gradevole. Bisogna vedere poi però con i riflessi dei materiali lucidi cosa succede.
Io di questa immagine, spendo due parole per parlare di queste immagini che sono importantissime. L'immagine HDR è un'immagine che contiene al suo interno più informazioni di quelle che noi riusciamo a vedere. Nel senso che io questa immagine la posso rendere molto più luminosa o molto meno luminosa, molto meglio di come posso fare con un'immagine JPEG, ossia ci sono più informazioni di quelle che in questo momento sto vedendo. Quindi se io voglio vedere questa immagine con un livello di illuminazione doppia rispetto a quello che sto utilizzando adesso, posso mettere a 2 il valore di illuminazione e raddoppiarne l'intensità luminosa anche sullo sfondo. Io posso agire sullo sfondo o sulle luci. Ad esempio, se voglio ridurre i riflessi generati da questa immagine, posso mettere ad esempio a zero l'environment, cioè il mondo, e lasciare solo la luce proveniente dalla finestra. In questo modo la mia immagine di sfondo non crea riflessi perché tutte le pareti sono diventate, capiamoci meglio, appunto, se invece di 1 metto 0.2, inizio a vedere che la stanza è diventata più buia, diciamo anche 0.1. Quindi è minore la luce proveniente dall'ambiente, rimane consistente solo la luce proveniente dalla finestra. Vedete che queste ombre sono diventate più scure. Okay? Abbiamo la possibilità di giocare con questi valori qua, così come possiamo giocare anche ad esempio sul colore della luce. Quindi posso variare la tonalità luminosa della mia fotografia facendola diventare ad esempio più una luce da tramonto. Okay? Adesso esageriamo così si vede meglio. Okay? Questi sono, diciamo, i parametri su cui posso agire. Quindi bello per determinati aspetti, non mi dà tutto il pieno controllo però sulla forma della luce, sulla direzionalità della luce e sui riflessi dei materiali lucidi. Quello che fa molto spesso la gente è di avere una bella libreria di immagini HDR, ne provo tante finché non trovo quella giusta, ovviamente non mi sembra il modo corretto di ragionare, non è il modo corretto in cui si lavora di solito con la fotografia. La fotografia, appunto, se io voglio ricreare questo tipo di illuminazione, andrò a mettere un pannello luminoso al posto di questa finestra, di cui posso definire con precisione la forma, la direzione, la dimensione. E poi andrò ad aggiungere delle luci di contorno per andare a schiarire le ombre esattamente quanto mi serve, dove mi serve, eccetera, eccetera. Sono due modi appunto diversi di ragionare. Vediamo, per esempio, di ricreare questa stessa illuminazione. Adesso questo qui lo riportiamo sul bianco, utilizzando ad esempio una luce di quelle che mi mette a disposizione il software, quindi anche nella scelta delle luci. Adesso andiamo in modalità soglia. Posso aggiungere un oggetto luce, quindi light, e qua ho alcuni tipi di luci che posso inserire. Abbiamo la luce puntiforme, che è una lampadina, tipo la lampadina incandescenza, che emette una luce in tutte le direzioni. Attenzione, un'enorme differenza tra una luce puntiforme e il sole è anche una luce puntiforme, solo che la luce puntiforme di una lampadina con l'aumentare della distanza diminuisce l'intensità luminosa, c'è cioè una caduta di luce, mentre il sole non diminuisce di intensità con l'allontanarsi dalla sorgente luminosa. Quindi il sole lo usiamo solo nelle scene in cui vogliamo simulare il sole, nelle luci da studio è importantissimo l'utilizzo appunto della caduta di luce che fa sì che ci siano appunto l'affievolirsi dell'intensità luminosa e l'aumentare della distanza. Allora qui vediamo appunto
point, spot e area, che sono questo tipo di luci qui. Lo spot è un faretto, l'area, che cos'è l'area? L'area è la luce per antonomasia, nel senso che se voi andate a vedere uno studio fotografico, vedete che usano quelli che sono chiamati softbox, che poi vedremo successivamente, che sono delle scatole luminose. Sostanzialmente c'è un riflettore, un flash con un grande riflettore con un pannello bianco di fronte che fa sì che la dimensione della luce diventi molto superiore. Perché? Perché qui iniziamo a vedere concetti di fotografia: più grande è la luce, più soffici sono le ombre, più sfumate sono le ombre. Questo perché se io ho messo questo pannello luminoso qui, per esempio, poi vedete che da questo punto qui sto illuminando qui e dal lato opposto si crea un'ombra, ma l'ombra che sta di qua viene illuminata dalla luce che viene da questa direzione. Okay? Quindi la luce che viene da qui crea un'ombra nella direzione opposta, ma nella direzione opposta c'è una luce che schiarisce, sfuma quest'ombra. Capite che questo fa sì che maggiore sia la vicinanza della luce al mio soggetto e maggiore è la dimensione apparente di questa luce. Quindi una luce messa in questo modo sta illuminando praticamente in tutte le direzioni, ok? Se la vado ad allontanare molto, la dimensione apparente diminuisce. Infatti il Sole è grandissimo, ma è talmente distante che noi lo consideriamo una luce puntiforme. E il Sole, se voi guardate le ombre prodotte dal Sole, sono estremamente nette, non sono sfumate, a meno che non ci sia il cielo coperto, il cielo nuvoloso o della foschia, che allora va a sfumare le ombre. Quindi la dimensione della luce fa sì che le ombre siano più morbide. E quello che noi vogliamo nella fotografia da studio e nel rendering da studio è avere delle ombre che non siano troppo nette e troppo scure. Okay? Quindi usiamo sempre luci grandi. Negli studi fotografici si usano luci grandi, si usano i softbox o gli ombrelli che replichiamo nel mondo del rendering con queste luci chiamate area. E appunto, se noi vogliamo andare a ricreare l'effetto di una finestra, come nel caso precedente, andremo a posizionare questa luce qui dietro. Adesso ce la ruotiamo un attimo, guardandola nelle diverse direzioni. Devo farla ben più grande di così. E se io adesso vado a prendere il mio mondo e portare di nuovo a zero l'intensità luminosa del mondo, vado a agire soltanto sulla quantità di luce emessa da questa lampada, quindi vado a selezionare la mia lampada, vado a far partire il mio rendering e vado a vedere cosa succede. Allora, l'intensità luminosa, in questo caso appunto non abbiamo un ambiente e non abbiamo, abbiamo solo una luce in una direzione, ma è la luce principale, la cui intensità non è sufficiente, facciamo 10 watt, 20 watt, vediamo appunto. Stiamo ricreando però, vedete un po', la luce che avevamo dalla finestra della nostra stanza, con quella appunto poi di poter meglio controllare diversi aspetti relativi ai riflessi dei materiali lucidi. Quando parliamo di rendering di prodotto, molto spesso nel mondo del design andiamo a trovare materiali metallici particolarmente lucidi, plastiche lucide, troviamo vetro, troviamo comunque materiali che molto spesso sono particolarmente lucidi, e quindi è importantissimo che siamo in grado di gestire i riflessi che si andranno a creare.
Quindi in questo caso io ho definito la luce principale, ora sicuramente la posso aumentare perché so già che essendo tutto bianco sembra luminoso, poi in realtà quando vado ad aggiungere i materiali non sarà più così luminoso. Posso, ad esempio, adesso se voglio schiarire le ombre, posso aggiungere delle luci nelle direzioni opposte. Per schiarire le ombre, però attenzione a non togliere il chiaroscuro perché altrimenti l'immagine risulta piatta. Cioè la tridimensionalità dell'immagine la do con la presenza di ombre ben definite, ben direzionate, quindi posso leggermente schiarirle, ma le schiarisco appunto con una luce di intensità molto minore rispetto a quella principale, ok? Se inizio a avere luci, quello che fa molto spesso la gente è mettere una luce a destra e una luce a sinistra di pari intensità, quello che ottengo è un'immagine completamente piatta, non è quello che vogliamo. Quello che vogliamo noi è appunto avere un'illuminazione ben direzionata. Adesso sto spostando leggermente la camera perché ad esempio mi piace includere questo arco di ombra nella mia scena, quindi vado a ricomporre l'inquadratura perché vedere qui adesso però ho il piano che esce. Vedere questo arco di ombra, ad esempio, mi può piacere. Questo è un po', diciamo, per dare un'infarinatura per quanto riguarda l'illuminazione. Quindi abbiamo visto camera, abbiamo visto illuminazione, stiamo creando appunto più che una rendering da catalogo, stiamo creando un rendering che sia emozionale, quindi vi dico un altro aspetto importantissimo che è tipico della fotografia. Nella fotografia è un problema che bisogna cercare di risolvere, invece questo problema nel rendering non c'è, ma fa sì che invece molto spesso non venga preso in considerazione un aspetto che è invece fondamentale, che è la profondità di campo. Nel senso che in particolare quando abbiamo oggetti piccoli, la profondità di campo diminuisce molto. Cosa vuol dire? Che è più difficile avere l'oggetto completamente a fuoco. Metto a fuoco qua davanti, si sfoca dietro. Metto a fuoco dietro, è sfocato davanti. Questo proprio per le leggi dell'ottica. Invece nel rendering non vi è il problema perché è tutto a fuoco. Il tutto a fuoco però non è molto bello. I fotografi spendono anche un mucchio di soldi per avere degli obiettivi che diano un bello sfocato. Perché ad esempio se faccio un ritratto, metto a fuoco solo il viso e lo sfondo dietro tutto bello sfocato, riesco a concentrare l'attenzione di chi guarda la foto sul soggetto principale e non su quello che c'è dietro. Allo stesso modo, anche qui, volendo creare un'immagine emozionale, ad esempio io posso concentrare il mio fuoco in questa zona qui, sul logo dell'azienda, e lasciare che sfumi leggermente, non senza esagerare, nella parte posteriore, perché questo contribuisce a dare tridimensionalità e credibilità all'immagine. Quindi un'immagine di questo tipo difficilmente, se fosse una foto, potrebbe essere completamente a fuoco, allo stesso modo quindi non dovrebbe esserlo nemmeno quando si tratta di un rendering. Allora qui dobbiamo andare a prendere la nostra telecamera, andare a simulare questa sfocatura. Noi abbiamo che le nostre camere sono estremamente realistiche, quindi abbiamo una voce che è depth of field, che è sostanzialmente profondità di campo, la accendiamo e quindi vuol dire che stiamo sostanzialmente andando ad attivare la sfocatura. Dobbiamo quindi decidere che cosa è a fuoco e che cosa no. Possiamo ad esempio selezionare un oggetto
Questo si chiama, purtroppo non ha dato grandi nomi, oggetto 39, perché appunto è stato importato da Rino ed era un mucchio di componenti, non sono stato lì a rinominare, oggetto, abbiamo detto 39, 39. E abbiamo poi l'apertura dell'obiettivo, anche in questo caso per renderci conto di quello che sta succedendo dobbiamo attivare il rendering. Andiamo a esagerare, per esempio mettiamo uno qui, un obiettivo di focale 1 non esiste. Non sta funzionando molto bene. Intanto do la parola a Lorenzo che ha alzato la mano, Lorenzo Sì, Pini. prego, Prego, prego. domanda pure. Ma se per caso in una pubblicità chiedessero un rendering di queste cuffie cioè, il progetto come questo, cioè, e viene richiesta un'immagine così tanto renderizzata, no, com'è che si dice? Renderizzata. Renderizzata, che ad esempio il suo lavoro cioè vengono a galla degli errori, ecco. In che senso? Non ho Cioè, non, capito è un bene. ragionamento che. Allora, se può essere che ad esempio, devi fare uno spot pubblicitario e la sua immagine non è abbastanza renderizzata. Cioè, non è abbastanza, non è così tanto precisa per essere Renderizzata. renderizzata quanto tanto la richiesta. Continuo a trovare la domanda un po' strana, nel senso, Vabbè, allora, lasciamo stare, lasciamo stare. no, nella rendering di prodotto, ma di questo ne volevo parlare domani, comunque cominciamo a anticipare il discorso. Quando faccio fotografia di prodotto, molto spesso viene richiesto dallo studio. Allo studio che fa fotografia di prodotto viene richiesta immagini a grandissima risoluzione, che può essere ad esempio 40 megapixel. 40 megapixel vuol dire che se, allora adesso i telefoni oggi hanno un mucchio di megapixel, ma poi in realtà non sono reali, perché non sono utilizzati contemporaneamente, ma se noi prendiamo una fotografia fatta con una fotocamera reflex o medio formato da 40 megapixel, vuol dire che di questo, se la foto che sto scattando è questa qui delle cuffie, sostanzialmente io se la vado a zoomare a questo livello di ingrandimento, qui vedo sostanzialmente anche se c'è un granello di polvere, lo devo andare a togliere, cioè vedo veramente delle cose che vedrei quasi con un microscopio, ok? Sì, non dico microscopio, ma sicuramente lente di ingrandimento. Quindi quando vado a fare fotografie di così grande risoluzione, nella fotografia ho il problema che appunto basta la polvere stessa, un granello di polvere, devo stare col Photoshop a pulire granello di polvere per granello di polvere. Nel rendering invece quello che succede è che molto spesso se andiamo a vedere un'immagine così da vicino, vediamo che la plastica, ad esempio, non è completamente liscia, perché se la plastica io la faccio invece che lucida la faccio opaca, è perché in realtà magari nello stampo con cui ho fatto l'iniezione di quella plastica ho lasciato una certa porosità. Quindi se io vado a vedere così da vicino, vedo che c'è, diciamo,
la superficie non è liscia, inizio a vedere proprio le rugosità della superficie, inizio a vedere che sui materiali, il materiale acciaio non è come lo creo di solito in un rendering, un materiale completamente uniforme come per colore e riflettività, ma è un materiale che invece ha delle sfumature di colore diverse, ha delle imperfezioni che quindi in un rendering, quando lo vado a ingrandire, o ci ho messo tutti questi dettagli, oppure sembra sostanzialmente un'immagine tanto grande ma fatta per niente, nel senso che se poi la ingrandisco e non ci trovo niente di più di quello che vedevo quando la guardavo da lontano, non è veramente un'immagine così grande. Quindi quando andiamo a creare questo tipo di rendering, dobbiamo aggiungere un sacco di dettagli che di solito non servono e che chi è abituato a fare rendering di altro tipo non si rende conto di questa necessità, perché quando appunto utilizzo delle texture, come sono abituato a fare sempre quando stavo facendo il rendering di una cuffia, poi vado a vedere che se ci vado a zoomare non ho la qualità che è richiesta invece in un rendering di prodotto per l'utilizzo pubblicitario, dove appunto sono richieste queste immagini così grandi perché l'utilizzo che se ne può fare è vario, può essere che io ci debba fare dei cartelloni, può essere anche che vengano ritagliate per far vedere solo dei dettagli, quindi vengono richieste anche nei rendering come nella fotografia delle altissime risoluzioni al quale vanno associate un altissimo livello di dettaglio. Qui ad esempio c'è un raccordo su questo metallo che in realtà dovrebbe essere tagliato a spigolo vivo, ok? Ma in realtà non esiste lo spigolo vivo nel mondo reale. Nel mondo reale ho sempre un piccolo raccordo sugli spigoli. Allora devo ricordarmi di mettere questi minuscoli raccordi ovunque, anche se questo crea un modello molto più complesso, perché poi quando lo vado a vedere da vicino, comunque vedete anche qui, anche senza far partire il rendering, che viene catturato un riflesso di luce da questo spigolo. E quindi tutti questi minuscoli dettagli sono quelli che fanno la differenza e sono quello che vi dicevo fa il rendering di livello superiore rispetto al livello normale, insomma. Ok, spero di aver risposto in parte almeno alla tua domanda. Qui se andiamo a vedere, sì, grazie. Il modello appunto è un modello che è molto dettagliato, vedete anche che qui ci sono delle icone che in realtà sono stampate, ma anche se io vado a verniciare delle icone un minimo di spessore ce l'hanno, quindi tutti questi dettagli che sembrano inutili non lo sono nel momento in cui vado a fare un rendering ad altissima risoluzione, ok? Andiamo a parlare adesso un attimo di, quindi diciamo che appunto stiamo andando molto veloci su questi discorsi di illuminazione che richiederebbero giornate per essere risolti. Quello comunque che crea la complessità nella fotografia di prodotto, nel rendering di prodotto, sono i riflessi, vedremo domani un po' meglio e poi vedremo nella masterclass dedicata allo still life come gestire i riflessi. Quello che dobbiamo adesso, fondamentale, che dobbiamo fare qui è creare dei materiali da applicare a questa scena. Allora, per esempio, partiamo dal tavolo. Appunto, io invece di fare come si fa di solito nelle fotografie di prodotto, che si usano sfondi bianchi, lucidi, non lucidi, molto molto neutri, in questo caso appunto vogliamo fare una scena ambientata, facciamo un tavolo di legno vecchio, così riusciamo a capire meglio anche la creazione di materiali in cui è importante la texture. La texture cos'è? La texture è sostanzialmente, prima di tutto, intanto vedremo che ci sono tanti tipi di texture utilizzate per scopi diversi, ma la principale è quella che dà il colore
alla mia immagine. Ossia, se ad esempio sto facendo un piano in legno, la texture è quella che contiene le venature del legno e il colore del legno. Ma non è sufficiente, perché se io applico una foto a un piano è come se stessi facendo il decoupage. Avete presente il decoupage? Io prendo una foto, la ritaglio, l'appiccico su un oggetto. Ma non è lo stesso prendere una foto di legno e applicarla a un tavolo, non mi dà l'aspetto del legno, perché l'aspetto del legno ha anche un certo livello di ruvidità, di lucidità e anche molto spesso una tridimensionalità. Se ad esempio è legno vecchio, le venature saranno incavate perché con l'usura si è creato delle venature incavate, piuttosto che potranno esserci degli strisci, dei graffi, dei particolari che appunto sono anche nei materiali reali. E appunto nella fotografia di prodotto, penso ad esempio ai gioielli. Si cerca di eliminare tutte le imperfezioni dal metallo per farlo sembrare un rendering. Nel rendering solitamente si fa l'opposto, cerchiamo di non farlo perché poi tutti questi difetti che si trovano nella fotografia, cosa succede? Quando noi abbiamo come cliente un'azienda che prima faceva fotografia e adesso fa rendering, troveremo degli art director che sanno molto bene come deve essere fatta una fotografia e quindi se noi andiamo a inserire nel rendering quei difetti tipici della fotografia che invece chi è solito fare fotografia non vuole vedere, stiamo facendo esattamente l'opposto di quello che dobbiamo fare. Okay? Però, ad esempio, in un piano di legno è importante ricreare una texture che sia ricca, viva, i dettagli sono, cosa dice, il diavolo è nei dettagli, i dettagli sono tutto nella fotografia di prodotto. Quindi se sto creando un materiale come un legno vecchio, devo arricchirlo di una complessità di dettagli importante, ok? Allora, andiamo a vedere un po' in generale come si creano i materiali. Allora, qui in Blender noi abbiamo la scheda shading, dove abbiamo visto il mondo prima, okay? Ma abbiamo anche object e sostanzialmente possiamo andare a selezionare un oggetto, in questo caso il mio piano d'appoggio, sul quale io ho applicato un materiale, ma è un materiale completamente bianco e completamente opaco, è un materiale standard di Blender, è questo qui. Vi faccio vedere appunto come noi partiamo inserendo una texture, qua di texture ce ne sono di vari tipi, image texture, andiamo a aprire una texture allora le texture qui abbiamo, ho scelto una texture di legno vecchio, vediamo che però ci sono varie texture con la parte iniziale del nome è la stessa, la parte finale è diversa. Diffuse, glossiness, height, normal, reflection. Adesso andiamo un attimo a capire cosa vogliono dire questi tipi diversi di texture. Quella che noi utilizziamo per dare il colore al nostro legno è la diffuse. La diffuse contiene appunto tutte le informazioni di colore. Ed è la texture principale. Okay? Se io vado ad esempio a fare una scansione 3D con uno scanner, ottengo una texture. Che texture ottengo? Ottengo la texture diffusa, cioè il colore dell'oggetto che sto andando a scansionare. Allora, ho inserito questa texture. Allora, qui vi faccio vedere, funziona un po' così per tutti i software. Okay? Qui abbiamo il materiale e qui abbiamo l'output. Cioè da tutta questa serie ormai i materiali si creano con questo sistema a nodi. Allora tutte le informazioni del materiale sono contenute qui dentro, da tutta questa serie di caratteristiche poi usciamo all'output e otteniamo il risultato. Come input invece possiamo mettere o dei valori numerici, ad esempio il colore, posso scegliere un colore, oppure al posto del colore posso sostituire questo canale colore con una texture. Quindi prendo la mia texture che è qui e
la vado a connettere color con base color e avrò che il colore base del mio piano diventerà questo legno vecchio. Okay. Perché è diventato buio? Cos'è che ho combinato nel frattempo? Andiamo a... Beh, innanzitutto c'è un po' appunto il discorso che quando è bianco è tutto più chiaro. Dobbiamo continuamente andare a risistemare il nostro rendering mano a mano che facciamo delle modifiche. Adesso io ho messo questa texture del legno, ma l'ho messa assolutamente a caso. Andiamo a vedere come deve essere mappata una texture, perché io praticamente cosa ho fatto? Ho preso una foto di legno, andiamo qui a vederne, quindi qui avevamo, allora io qui c'è la sfera renderizzata, scusate che ho due monitor, quindi. Allora, questo è il legno che ho scelto per il mio tavolo, ok? Questo è l'aspetto che avrà. Allora, se qui vado a prendere la mia texture diffusa, quello che io sto applicando è questa foto qui. Però questa foto dobbiamo cercare di capirla. Molto spesso vedo che nei rendering vengono sbagliate le proporzioni. Questa è una foto di un dettaglio di legno, mentre io ho un piano che lo posso misurare, ma credo che più o meno possiamo dire che faccia 2 metri per 2, ok? Se questa è la dimensione di una cuffia, un uomo disteso è grande più o meno come questo piano, quindi 2 metri per 2, se lo possiamo anche vedere probabilmente. Item. Sì, 2 metri per 2, ok? Però è importante sapere queste cose, nel senso che se io ho un tavolo che fa 2 metri per 2, bisogna che usi come foto o una foto che è fatta a un tavolo di 2 metri per 2, o come spesso succede, scusate, interrompetemi pure quando volete, se avete domande, non vi fate problemi. Se ho una foto di legno, questa è una foto di legno che secondo me può rappresentare forse mezzo metro quadro di legno, ok? Quindi io devo mappare questa texture in maniera che, cioè devo, o non posso utilizzarla perché è troppo piccola, o la devo, siccome queste texture qui sono create molto spesso, vengono modificate in Photoshop perché siano ripetibili. Ossia, per non fare l'effetto piastrella. Sì, un po'. Allora, un po' l'effetto piastrella viene sempre, nel senso che appunto quando le vado a affiancare, adesso lo vediamo, andiamo a fare l'UV editing, appunto l'UV editing è proprio questo. Adesso vedete che è fuori scala questo legno, ok? A parte che l'ho applicato dappertutto. Perché... Sembra il legno di un baobab. Sì, esatto. Ha le vene grandi come un braccio praticamente. Allora, cosa devo fare io? Io devo sostanzialmente definire qual è la dimensione del mio piano rispetto alla mia texture. Allora, io vado a prendere la mia texture qua, questa qui, e vado a prendere sostanzialmente il mio piano. Il mio piano adesso è messo qui, ok? Quindi è come se il mio piano fosse di mezzo metro per mezzo metro. In realtà il mio piano è molto più grande. Allora io vado a ingrandire, guardate quello che succede sulla finestra di destra. Okay. Quando io vado a ingrandire di qua, vedo rimpicciolirsi la texture di là. Quindi se abbiamo detto che questo texture di legno dovrebbe fare circa mezzo metro per mezzo metro, vorrebbe dire che questa si deve ripetere 4 volte il mio piano, che è questo, ok? Quindi adesso io sto ripetendo, non si vede da qui, ma questa immagine viene ripetuta a destra, a sinistra, sopra e sotto
andiamo a vedere qui, vediamo che potremmo, ecco, accorgerci ad esempio che qui c'è una ripetizione di questa macchia più scura che ritrovo di qua. Ok. Questo è un problema in generale, perché per quanto le texture siano create affiancabili, abbiamo dei dettagli che sono ripetuti e quindi Però tu ce ne accorgiamo cosa abbastanza. fai? Bravissimo, no? Prendi il tuo oggetto e lo piazzi sopra la macchia. Ma al di là della macchia, ma comunque io non sto inquadrando tutto Giusto. il tavolo, sto inquadrando solo una piccola porzione del tavolo, Ah, quindi di ok. Sì, in fatto questo non mi caso volendolo interessa. fare così, sì, Però giusto. quello che è fondamentale è che la scala sia coerente, ok? Però Anche se l'idea di metterlo sopra la macchia è buona. assolutamente sì, Cioè, assolutamente sì. quando non si può trovare la scamotage un po' veloce. No, ci sono dei metodi per far sì che poi comunque rompiamo un po' questa ripetizione, però sono molto più complessi, ma in questo caso appunto abbiamo solo una piccola porzione inquadrata e quindi non è un grosso problema. Quindi adesso non sono andato a agire sul materiale, ma sono andato a agire su quelle che si chiamano le coordinate UV. Scusate però che io adesso ho applicato questo materiale a tutta quanta la scena, invece andiamo a crearne uno nuovo. Qua lo chiamiamo legno. E andiamo a riapplicare questa texture a questo nuovo materiale qui. Se no veniva di legno anche la cuffia. Quello che abbiamo fatto adesso però appunto è quello di aver appiccicato una texture di legno al mio tavolo, perché infatti alle volte qui comunque abbiamo un materiale che già di base è un buon materiale, nel senso che ha delle caratteristiche di rifettività e di rugosità. Però, ad esempio, il legno potrebbe essere più lucido o meno lucido, più riflettente o meno riflettente, più ruvido o meno ruvido, e quindi non è sufficiente applicare una foto come fanno molti architetti. Nei renderi architettonici applicano una foto al materiale e pensano di essere a posto. Non è così. Il materiale è caratterizzato da molte altre caratteristiche che però vedremo domani perché rientriamo in PowerPoint, vediamo altre due o tre slide in cui spieghiamo appunto fisicamente come funzionano questi materiali. Ma appunto quello che mi preme in questo momento che voi capiate è che la prima considerazione che devo fare quando vado a mappare una texture è quella di avere la scala corretta, ok? Quindi è fondamentale qui appunto UV editing, parliamo un attimo di UV perché allora qui abbiamo un piano. Un piano, sostanzialmente io sto proiettando su questo piano la mia texture. Okay. Però appunto devo definire come ho fatto la dimensione, la proporzione corretta che c'è tra la texture e il piano. Non è sempre facile, nel senso che qui io ho ipotizzato che questa foto inquadri circa mezzo metro di legno. In realtà sempre buona cosa è se creiamo noi le nostre texture e andiamo a farlo con precisione, a capire con precisione la dimensione delle texture, se no è importante, ad esempio, se fosse un piano di piastrelle, appunto, capire che dimensione ha quella piastrella e fare una scala precisa tra la dimensione del piano e la dimensione della piastrella, perché altrimenti basta poco, basta veramente poco per perdere l'effetto di realismo del rendering a causa di texture che hanno la scala sbagliata. Io vedo in molti personaggi, ad esempio, in cui si fanno i tessuti dei vestiti, siccome se io i tessuti
metto una texture appunto del maglione, non si vede che è un maglione, non vedo le cuciture, come si dice, la maglia del maglione, allora ingrandisco la scala della texture così si vede il dettaglio. È sbagliato perché i dettagli noi, se noi guardiamo adesso il mio maglione, voi non vedete le maglie del tessuto, però in realtà in un rendering danno l'effetto. Se io invece le faccio grandi perché siano visibili, sto rovinando completamente l'aspetto del mio rendering. Ok, quindi è fondamentale la scala. E appunto vi invito a controllare sempre e applicare la scala corretta quando vado a creare queste UV. Nei modelli 3D che hanno una forma particolare, io sostanzialmente, e qui si entra in un discorso un po' complesso, voi pensate alla mappa del mondo, il mondo è una sfera più o meno, quando voglio fare una mappa devo prendere questa sfera e tagliare la superficie della sfera per stenderla su un piano. Oppure viceversa, se io voglio prendo una mappa del mondo, e la voglio applicare a una sfera di plastica o di legno, ok? Mi renderò conto che quando ce la vado ad applicare o la taglio nel modo giusto, oppure la carta si accartoccia, si accavalla, perché la forma su cui io la vado ad applicare non è piana, ok? Quindi cosa succede? Che quando noi andiamo ad applicare delle texture su un materiale che ha una forma tridimensionale, dobbiamo fare dei compromessi, come nel decoupage, appunto, dobbiamo ritagliare dei pezzi, prendere la nostra foto e tagliarla a pezzi, quindi anche sul nostro oggetto 3D, fare le UV vuol dire definire dei tagli all'oggetto, perché noi dobbiamo sostanzialmente prendere l'oggetto, tagliarlo, stenderlo su un piano, appiccicarci sopra la texture e richiuderlo. Ok? Allora, il vantaggio che abbiamo è che la nostra texture non è carta, ma è gomma, per capirsi, è elastica, quindi noi possiamo deformare la texture quando la applichiamo. Però è anche vero che se la deformiamo troppo c'è una distorsione che non è realistica. Ok? Quindi io devo trovare un compromesso tra fare il minor numero possibile di tagli e non distorcere troppo la texture, perché altrimenti abbiamo sostanzialmente una texture che è rovinata, che è distorta, e questo non lo vogliamo. È un discorso che va un po' oltre quello di oggi, però appunto le texture, prima di applicare le texture, per applicare correttamente le texture, dobbiamo fare questo lavoro, si dice fare le mappe UV nel modo corretto, ok? Nel caso appunto del piano, io ho proiettato in maniera piana, però ho dovuto definire la dimensione del mio piano in rapporto alla texture. Nel caso appunto di oggetti più tridimensionali, devo anche capire come ritagliare il mio solido 3D per farne la versione piana su cui applicare la texture. E questo è un aspetto fondamentale per creare il realismo. Ok?